Cari amici, prima dell'intervento di Orazio, che parlerà di cose abbastanza contingenti, io voglio fare una piccola considerazione tenendo conto di alcuni elementi che vi voglio illustrare leggendo certe frasi che ho qui raccolto. Intanto diciamo che mi ha molto colpito, anche di recente, l'atteggiamento di coglioneria degli italiani nei confronti, ad esempio, del coglione numero uno, mi riferisco a Matteo Renzi, e parlando di questo idiota, L'apostrofo l'idiota, che non è quello di Dostoevskij, è un altro idiota. No, quello di Dostoevskij era un super. E mi sono ricordato che circa tre anni fa, in una trasmissione delle solite della nota intrattenitrice Barbara D'Urso, non vorrei nemmeno sbagliarmi sulla fisionomia della persona, ma insomma si tratta di quel gruppetto di intrattenitrici che, caso strano, hanno tutti la faccia uguali. Sono tutte donne sui 50-60 anni, 55 anni, che indubbiamente devono dare una immagine familiare, di mamma di famiglia, e che ovviamente fanno anche molto bene il loro lavoro, intendiamoci bene, qui non parliamo male di queste presentatrici, a me piacciono tutte. Dietro ovviamente c'è la manovra di convincimento che è legata a questi fenomeni. Come dicevo, è veramente impressionante la somiglianza di tutte queste presentatrici. Se voi andate a vedere, sono prevalentemente bionde, hanno gli occhi chiari, evidentemente sono ampiamente truccate, e qualcuna di queste che scantona un po' dello standard ha avuto sicuramente un trattamento di altro tipo. Allora, questo mi serve per dire che esiste un aspetto che noi poche volte abbiamo preso in considerazione, è l'aspetto del rapporto tra la pubblicità e i media. Noi sappiamo perfettamente che il condizionamento mediatico è ben noto ed è ampiamente studiato. Ne abbiamo parlato molte volte, di recente abbiamo fatto assieme all'amico Andrea Siglini, abbiamo fatto una serie di considerazioni in relazione a questo aspetto. Poche volte però ci si è soffermati sull'aspetto intramediatico, cioè la complicità è legata alla interrelazione fra pubblicità e mediaticità. E su questa cosa qui occorre che ci si rifletta, perché il vero successo delle televisioni di Berlusconi, che ovviamente per il tramite di Mike Bongiorno, un allievo della cultura statunitense, consiste proprio nel far coincidere una certa qual pubblicità con l'aspetto mediatico informativo. Lascio questo discorso perché voglio andare oltre. Allora, mi riferisco alla faccia estatica di questa presentatrice, che dovrebbe essere stata la D'Urso, nei confronti di un certo prete che non so se si chiama Donaldo, Don Mario, un nome così, il quale è tutto giulivo, tutto contento, tutto saltellante, faceva sapere che lui era un appassionato dei ricchi e i poveri, e durante la messa metteva i dischi dei ricchi e i poveri. Ora, ognuno fa quello che vuole, soprattutto sti preti, ti immagini, ma la faccia, l'atteggiamento era veramente indicativo di una società qual è quella di oggi, dove i preti, quando va bene, sono di quel tipo. Ma la cosa che mi piacque di più è che intervistavano i parrocchiani, generalmente persone piuttosto anziane, e vedevi che traspariva dalla faccia di queste persone un aspetto tra il giulivo e il commiserativo, capito? È come dire, guarda, lasciatelo stare, un povero scemo, ci hanno mandato, dice, a noi va bene lo stesso. Sai, ai parrocchiani va sempre bene tutto, ecco dove volevo andare a parare. Ci sono due frasi
che mi sono segnato qui. Una è di Franz Kafka, che va molto bene per certi nostri amici che non sanno mai dove sbattere la testa, denunciano questo e quello, denunciano verbalmente. No, non hanno denunciano mai per modo di dire, sì, nel senso denunciano che, verbalmente. Che sbraitano. Sì, non hanno il coraggio di prendere, perché sarebbe una cosa semplice, le nostre denunce e andarle a presentare per conto loro ai carabinieri, alla polizia, alla guardia forestale e volendo anche ai vigili del fuoco. Oh, la frase di Kafka è questa: smetti di cercare ostacoli, potrebbero non esserci. Dopodiché veniamo a una ulteriore spiegazione della situazione nella quale noi oggi viviamo, e per farlo vedere leggerò tre o quattro frasi. Intanto c'è questo interessante libro che dimostra in maniera molto chiara la falsità di certe posizioni filo transgender, che sono assolutamente false, perché qui ad esempio c'è scritto in un libro che prevede appunto il viaggio verso il 2000, viaggiare verso il 2000, quindi non è di persone che si attardano a vecchie concezioni chiesastiche. Allora qui è gente che sa quello che scrive, è gente solitamente ben informata. Presentazione: nell'attuale società occidentale abbiamo praticamente ottenuto tutto il superfluo, perdendo gran parte dell'essenziale, noi stessi. L'insoddisfazione, la tensione, la noia e la solitudine hanno raggiunto vertici preoccupanti a causa di una meccanizzazione dell'essere umano pressoché insostenibile. Le risorse naturali del pianeta che ci ospita sono state sfruttate fino all'inverosimile, con il rischio di un tracollo imminente. I ritmi delle nostre vite sono divenuti sfrenati e mai come oggi avvertiamo la necessità di dilatare il tempo libero per ritornare alla possibilità di occuparci più saggiamente di noi stessi. Persino gli aspetti della vita che dovrebbero essere più semplici, come le relazioni di coppia, l'educazione dei figli e il lavoro, sono divenuti innaturalmente complessi. Poi leggiamo un'altra piccola frase. Alla fine del terzo mese, qui parliamo dei feti, alla fine del terzo mese un feto umano appare riconoscibile come maschio o femmina, quindi non è vero quello che dicono i transgender. Il maschio e femmina vengono definiti in qualche anno di età. È già dal terzo mese che la definizione di maschio o femmina, e per nostra fortuna, capito, nasce e si sviluppa all'interno del ventre materno, in virtù della completa formazione dei suoi genitali esterni. Allora, anche per fare un piccolo riferimento a questi cristianucci, ma scusatemi, vi volete dire chi era Cristo? Era uomo o femmina? A parte il fatto che esiste, no, un concetto di androgino di chiara provenienza alchemica e egiziaca e quant'altro, però l'androgino è un punto di arrivo, è un punto di arrivo spirituale, è un punto di arrivo di superamento della dualità, non è il superamento nel sesso indifferenziato, no, dei due sessi, no, nella rincorsa, delle due polarità, nel femminino all'aspetto maschile, ecco. Salvo prova contraria, esiste un polo maschile, un polo positivo e un polo negativo. Le eroine sono tutte un po' mascolinizzate, per esempio. Certo, ma stavo parlando appunto dell'energia pura. Ah, certo. L'energia pura espressa dall'elettricità ha un polo positivo e un polo negativo, ma l'energia nasce dalla fusione e dalla copresenza di questi poli. Qualunque forma di energia è una variazione di quantità. Oltretutto, di intensità, stiamo parlando. Quindi c'è un polo più, un polo meno in qualunque formula di energia. E poi abbiamo anche quest'altro aspetto, sì, però questo è l'aspetto quantitativo, che è quello che non volevo sottolineare. Comunque, in virtù della completa formazione dei suoi genitali esterni, è una cosa che dovrebbe far pensare, molto prima di venire alla luce, un nuovo essere comincia già a manifestare la propria polarità sessuale. È importante.
La bipolarità sessuale è alla base di tutto ciò che esiste. Ecco perché voi volete uccidere la vita e uccidere la natura. Col transgender è chiaro il vostro scopo, è chiara la vostra finalità. Voi volete uccidere la vita sulla Terra, perché voi siete forme di potenze demoniache. Questo è il vero demonismo. È questo qui. Ecco perché noi vi diciamo, voi siete i figli di Satana, e lo diciamo noi che siamo degli onesti atei, che questi miti, che non c'hanno niente da sbattere con nessuna religione. Esatto, che questi, siamo del tutto oggettivi. Abbiamo compreso che questa personalizzazione del male raggiunge uno scopo molto valido e molto concreto. Esiste il male, ma esiste nel senso in cui ci sono delle persone che si identificano con questo male, e sono quelli che propongono il transgender. Poi io però vi voglio leggere un'altra cosa. Questo è un grande professore di letteratura all'Università di Bologna, molto noto, Pietro Camporesi, che è stato anche un grande sociologo. Ora, Camporesi, in questo libro intitolato Simbolismo e magia del sangue, riporta tutta una serie di interventi, di lettere, di scritti, di santi, che a noi fa piacere leggere, soprattutto in questo momento, per far capire come la razionalità, che è, secondo alcuni, il frutto del razionalismo cartesiano, comunque nella nostra storia si è commisurata, mescolata con una... Cartesio si può dire che è l'innovatore e il recuperatore del pensiero. Ma puramente razionale, perché il razionalismo è una cosa, certo. Cartesio è un'altra, ovviamente, certo. Come capita sempre. Però quello che volevo dire, vi leggerò una serie di frasi in cui voi capirete che anche queste frasi fanno parte integrante della nostra storia, in quanto sono parte integrante della nostra cultura e della cultura del cristianesimo. E tant'è vero che voi lo potrete constatare da quello che leggerò. Ed è una considerazione molto bella. Allora, l'importanza del soma, cioè l'importanza del corpo, come viene vissuta da certe persone, come queste persone poi abbiano inciso attraverso gli ordini religiosi che hanno fondato, attraverso le lettere che hanno scritto, attraverso l'incidenza culturale che hanno avuto nei contemporanei. Qui ci sono tutta una serie di fattori di cui tu non puoi fare a meno oggi quando dici certe cose, perché o prendi in considerazione tutto o ti inventi tutto quello che ti puoi inventare. No, ecco, oppure focalizzi su una virtù o una carenza dell'individuo, del soggetto che va ad analizzare, distorcendo però la realtà. Completamente. Ecco, ad esempio, cosa vuol dire la carnalità? La percezione della carnalità nell'ambito della cultura cristiano-cattolica. Il soma divino umidifica e aromatizza mensa, letto, cibo, e fuoco e riposo. Bagnandosi nel sangue dell'umile e immacolato agnello, senza levare mai l'occhio dal sangue, rimanendo nel giardino dell'ordine dove ha gustato cotanti soavi e dolci frutti. Il prezioso sangue suo ha trasformato gli arbori sterili e infruttuosi, innestandoli nell'arbore della vita. Questa è la cultura del sangue che ha permeabilizzato per secoli la cultura, fino ad arrivare al suo massimo tripudio nell'estremo 600, nel barocco. Noi questo sangue lo vediamo nelle opere, lo vediamo nelle architetture, vediamo l'impasto di rilievi, nelle pitture, nelle immagini di queste donne contemporaneamente e carnali e ascetiche, da cui si capisce perfettamente che stanno godendo al solo pensiero di immedesinarsi con Cristo. Ricordiamo che la Santissima Trinità è stata uno degli elementi più importanti, come ci ricordava un noto filosofo che si fa chiamare Jacques Vandeano, e che diceva come la Santissima Trinità ha sempre appagato la femmina, come ha dimostrato tra l'altro una santa nei suoi scritti, Santa Elisabetta della Trinità, che voleva essere posseduta, diceva: voglio mettermi
come vostra preda da tutti e tre gli elementi della Santissima Trinità, quindi un coito moltiplicato per tre, sempre in onore del sacro e del trascendente. Esattamente. Allora, proseguiamo. L'albero cosmogonico, il fallo primordiale, si erge trasfigurato in una sublime visione virginale sotto una cascata vitalizzante del rosso elemento vitale, del magico liquido della nascita e della rinascita, del sacro talismano sperperato nella passione. Ecco il punto, un altro punto che diventa elemento sostanziale, perché quando tu, facendo il mito, creando il mito della passione, ti limiti al fatto raccontato dagli Evangeli, non puoi prendere in considerazione il concetto del sacrificio degli altri, solo, ma tutta la mitologia su questa passione è stata creata e che si è sostanziata in migliaia di scritti, di opere, di comportamenti. Questo è il mondo, questo è il concetto di complicità sociale. La vita si è innestata nella morte, sicché noi morti abbiamo avuto la vita per l'unione sua con Dio, Cristo, con Gesù, anzi, è una persona umana. E perché Dio fu innestato nell'uomo, Dio e uomo corse come innamorato all'obbrobriosa morte della croce, come innamorato, vedi le interferenze sessuali, intimamente erotizzanti ed erotiche del pensiero religioso cristiano espresso anche nella ebraico, femminilità. Anche ebraico, fino a questo punto. No, leggevo prima quel libricino che mi ha dato sì. Tu, che proprio l'alleanza fra Dio e il popolo ebraico era come l'amore fra lo sposo e la sposa. Certamente. E quindi sì, anche ma qui lì c'è il concetto di sangue, qui c'è il concetto di sangue che battesima, il battesimo del sangue, lo spurgo del sangue, che la spiega purificazione attraverso il sangue. Che spiega migliaia di sacrifici umani, che spiega i sacrifici ottenuti con le guerre di religione, che spiega la ferocia e il piacere con cui nelle guerre di religione si uccide l'infedele, si uccide l'eretico, e che spiega anche perché vengono bruciati certi eretici, a ciò che non permanga sangue, a ciò che non ci sia effusione di sangue e quindi battesimo del sangue. Ed è importantissimo questo concetto. Ecco perché si sono inventati il fuoco, capito? In su questo arbore si volle innestare questo verbo incarnato. Questo è Santa Caterina da Siena nelle lettere. Questa era famosa, famosissima e veneratissima Santa Caterina da Siena. Albero rovesciato, questo è il commento dell'autore, come nelle terribili immagini di Innocenzo III, vescica gonfia di escrementi e di sozzure, immondo ricettacolo di spulcitia. L'uomo, anche per Caterina, è un sacco putrido, un sacco pieno di sterco. Qui guardate, quella è una visione ovviamente, come dire, escatologica nel vero senso della parola, sterco, ruolo dello sterco come funzione, come humus, cioè c'è tutto un miscuglio di cose che rappresentano la vera cultura, questa è la cultura. Sceverare, discernere, capire le provenienze, rendersi conto che non qualsiasi predicozzo, di qualsiasi pretozzo delle nostre chiese, c'è comunque la persistenza di questa cultura variamente filtrata, e renderci conto in che mondo viviamo e quali sono le reali eredità di questo cattolicesimo, che non hanno niente a che vedere con i Vangeli, oltretutto, che sono molto puliti, oltretutto, estremamente puliti, perché sono espressione di una grande cultura che è quella del neoplatonismo, cultura spiritualizzata per eccellenza. La sua indignità conosce nella corteccia del corpo suo, il quale è cibo di morte e cibo dei vermini. Questo è ancora un'altra lettera di Caterina da Siena. La salute, e invece questo è il commento, la salute è nell'innesto, la salvezza è nella metamorfosi nell'albero di vita, la croce, nel tronco stillante sangue e balsami salvifici. Berlo, mangiarlo, adorarlo, bagnarsi in lui, annegarsi in lui,
saziarsi di lui, inebriarsi di lui, innestarsi in lui con un innesto amplesso totale e indissolubile, penetrandolo nel modo più irreversibile. Qui rientriamo nel merito di una pulsione naturalistica, sessuale, erotica, sessuale, compulsata però, esasperata, esacerbata. Come tutte le mistiche. Esattamente, in queste mistiche che sono poi per lo più donne che sono state costrette a prendere i veli, la loro obbligate dalla famiglia, dai costumi, di quant'altro, laddove la loro vera natura sarebbe stata fare un infomane. Ma nemmeno l'infomane, quello di congiungersi carnalmente, giustamente, con dei maschi, a ciò che creare altre vite. Ma lei probabilmente la vedo bene come un infomane. Beh, vabbè, questo non lo puoi sapere. Sicuramente in quei conventi la ninfomania era lo sbocco finale. O padre, e qui siamo sempre in un'altra lettera, o padre, non stiamo più ed innestiamoci nell'arbore fruttuoso, a ciò che il maestro non si levi senza noi. Togliamo il legame, il vincolo dell'ardentissima sua carità, la quale il tenne confitto e chiavellato in sul legno della Santissima Croce. Guardate come il simbolo fallico della croce emerge costantemente. Oh ragazzi, qui mica scherzi, quando noi parliamo anche di interpretazione psicoanalitica di queste lettere, diciamo le cose come stanno. Percotiamo con affetto. Quando uno c'ha una psicosi, la psicosi, se non la curi, è irreversibile. Esattamente, è solo però adesso non entriamo nel concetto di psicosi, perché il concetto di psicosi è comunque individuale. Qui è un fatto collettivo, qui è cultura. Qui è cultura che si tramanda secolo dopo secolo, millennio dopo millennio. E che comunque, anche la psicosi delle masse. No? Certamente, ecco, quindi... psicosi delle masse, convinte, coinvolte, suggestionate, arabizzate, col cervello ultralavato da consuetudini e persistenze ecclesiastiche, assistenza a predicozzi dai pulpiti, sono tutta una serie di cose che noi conosciamo. Mi viene in mente pensare alle prediche di Pietro l'Eremita, no? Che cazzo ha combinato sto bastardo. Allora diciamone un'altra, mi sono ricordato proprio adesso l'immagine icastica del sacrificio di Gerolamo Savonarola. Gerolamo Savonarola era un predicatore di quelli tosti, era un personaggio veramente ambivalente, come tutti i grandi personaggi. Da una parte era espressione di una dirittura morale, ma anche culturale, ecclesiastica, fuori dall'ordinario. Sapeva quello che diceva, aveva conoscenze nell'ambito delle sacre scritture. Ma mi pare che avesse studiato a Bologna, se mi ricordo bene. Oltretutto era di Ferrara, e faceva parte della grande cultura rinascimentale ferrarese. E dall'altra però era un uomo che sapeva interpretare gli umori della folla, era un condizionatore della folla, eccetera. Quando il grande Papa, a cui Girolamo Savonarola aveva sottratto la signoria di Firenze, volle sacrificarlo perché era finito, è arrivato il momento di toglierselo dai piedi. Era uno dei due papi medici, Clemente VII, Leone XIII, no, tre, i medici sono tre. Esattamente. Leone XIII, cioè Leone X, Clemente VII e l'altro non mi ricordo più. Allora. Era quello che non mi ricordo. E va bene. 1485-90. No, 1496 mi pare, 96. Lui è morto nel 92. Dopo la scoperta dell'America. Lui è morto nel 92, l'hanno bruciato nel 92. No, non ce lo ricordiamo. Comunque, quando decisero di impiccarlo e poi bruciarlo, il trattamento fu riservato a tre, a Savonarola e altri due giovani fraticelli della sua congrega. Uno di questi anelava alla sofferenza per Cristo e lui pregava di poter essere bruciato vivo perché voleva soffrire per Cristo. E
Girolamo Savonarola, di fronte, proprio di fronte alla morte, a pregarlo di piegarsi all'obbedienza, perché il sacrificio che era stato deciso da Dio per loro tre era ineluttabile, nel senso che se loro erano condannati all'impiccagione e poi a essere bruciati, era perché ovviamente così voleva Dio. Però quello che mi interessava sottolineare è appunto questo misticismo portato alle estreme conseguenze in un giovane prete, in un giovane frate che era anche sacerdote, il quale anelava alla massima sofferenza per potersi ricongiungersi con Dio, con Gesù. Quindi qui siamo appunto nella mitizzazione del sacrificio carnale, e questo è molto importante. Proseguiamo e concludiamo. Se la corteccia del corpo umano nasconde per Caterina cibo di morte, pascolo di vermi, se il sacco putrido è reso ancor più ignobile dalla vescica di sangue mestruato, umano divino vegetale trovano nei miti arbori dell'albero cosmogonico, padre della vita, dell'albero primordiale, alimentato da sacro concime di carne o dal sangue umano di cui, secondo mitologie orientali, venivano irrorate le radici, una perfetta triade coagulante in una nuova sintesi, tre dimensioni diverse. E qui mi viene in mente un romanzo di un grande scrittore, niente po' di meno che John Steinbeck, che ebbe sì il premio Nobel della letteratura, ma era molto inviso a loro signori, il quale ha scritto dei libri deliziosi, eccezionali. No, tra cui Di uomini e topi, che mi ricorda uno dei più belli. Che mi ricorda ovviamente sempre la sofferenza dei latinos. E la gioia di vivere. Esattamente, dei latinos, esattamente, nonostante tutto. Esattamente. E di cui un libro che tra i meno noti, che fu però pubblicato nei pocket Mondadori, Al Dio Sconosciuto, dove alla fine uno di questi latinos che arriva da una serie di esperienze si mette sotto un albero, che era un albero sacro, e si svena e muore svenato, concedendo il proprio sangue alle radici di questo albero. Certo. E io finisco con una frase che voglio leggere qui, perché è molto interessante e perché ci fa capire come anche altre persone hanno perfettamente capito come stanno certe cose. Come mi diceva qui questo autore, John Lamblash, che si riferisce niente po' di meno al grandissimo Federico Nietzsche. La mia eccitazione era così intensa che dovetti leggere alcuni passi ad alta voce. Questo è un romanzo, abbastanza ponderoso, ed è infatti un romanzo di 600 pagine. Alcuni passi ad alta voce. Iniziai con una sezione tratta da La Gaia Scienza, citata nell'introduzione, contenente il famoso annuncio Dio è morto. Poi saltai al prologo di Zarathustra. Io vi insegno il superuomo. L'uomo è qualcosa che deve essere superato. Che cosa avete fatto per superarlo? Il superuomo è il senso della terra. Dica la vostra volontà. Sia il superuomo il senso della terra. Quindi questo è il concetto di superuomo per Nietzsche, e tutto è il contrario di quello che dicono loro signori, che attribuiscono a Hitler appunto di avere assunto il concetto di superuomo da Nietzsche, che tutto diceva dice il contrario. È quello che voleva anche Hitler, perché quel superuomo lì è quello che vogliamo noi tutti. Per riportare il tutto alle origini e all'equilibrio. No, all'equilibrio e alla giustizia. Senti come scrive. Vi scongiuro, fratelli, rimanete fedeli alla terra. E non credete a quelli che vi parlano di sovraterrene speranze. Lo sappiamo, no. Costoro esercitano il beneficio. E con questo chiudo. Beneficio, spieghiamo a uso di chi non lo il sa. Beneficio. Avvelenano le persone. Avvelenano con le tossine ideologiche. Esattamente. Le menti delle persone. Perfetto. Finiamo? Sì, questo è finito.